Seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025, il Consiglio regionale approva a maggioranza 15 milioni per il ripristino e la bonifica della strada 429. Bilancio di previsione 2023-2025, seconda variazione, via libera a maggioranza dal Consiglio regionale. Uno stanziamento aggiuntivo di risorse sull'annualità 2023 di quasi 40 milioni di euro, 39 milioni e 240 mila euro per l'esattezza, e una modifica in segno negativo per il 2024 e 2025, rispettivamente di 6,8 milioni e 9,77 milioni. Questi dati alla base della seconda variazione del bilancio di previsione 2023-2025, illustrata nella seduta del Consiglio regionale dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Programmazione e Bilancio, Giacomo Bugliani. Due le principali voci di spesa. La prima è quella collegata all'attività di ripristino e bonifica ambientale della strada regionale 429, coinvolta nell'inchiesta sul CheU, per cui sono stanziati in totale 15 milioni di euro. Uno dei settori in cui la variazione interviene in modo più significativo è quello della cultura, con uno stanziamento a favore del Teatro della Pergola di Firenze di 2 milioni di euro nel 2023. Nella stessa seduta l'Assemblea si è espressa anche sugli interventi normativi collegati alla variazione e sull'integrazione alla nota di aggiornamento al DEF 2023. Gli atti sono passati a maggioranza, ok, di Partito Democratico e Italia Viva, con il voto contrario dei gruppi di opposizione presenti al voto, ovvero Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto Italia Domani. Una manovra che comporta per l'annualità in corso un aumento di risorse di quasi 40 milioni di euro e che per quanto riguarda la spesa in conto capitale vanno soprattutto ad incidere su due interventi importanti. Da una parte 15 milioni di euro sono quelli che vengono destinati dalla Regione Toscana per l'esercizio in via sostitutiva rispetto ai responsabili dell'intervento che deve essere realizzato sulla strada regionale 429, quella interessata dall'inchiesta del CheU. Quindi inizia un'importante attività di bonifica grazie a questo imponente stanziamento di risorse da parte della Regione, così come vengono rimodulate le risorse per 12 milioni di euro che sono quelle relative alla bonifica dell'area Sin Sir della provincia di Massa Carrara per consentire l'indizione della gara d'appalto integrato da parte di Sogesid. Dall'altra parte però sul fronte della spesa corrente ci sono tutta una serie di interventi importanti nel settore della cultura che vanno dalla valorizzazione della rete museale a quella delle reti documentarie fino ad arrivare anche a interventi più puntuali come ad esempio i 2 milioni che vengono destinati al Teatro della Pergola o il 1,5 milioni che viene destinato al Teatro Manzoni di Pistoia. Ci sono poi tutta una serie di interventi puntuali che riguardano la rete viaria, ad esempio la strada provinciale 4 nella provincia di Grosseto, e tutta una serie di misure che vanno a sostegno degli enti locali, quindi in particolar modo dei comuni, per la realizzazione o il completamento di valori collegati a palestre, a scuole o ancora a luoghi della cultura. Un intervento quindi importante quello che viene realizzato perché non soltanto ha a riferimento opere di notevole rilievo che devono essere realizzate nel territorio regionale, ma perché soprattutto si pone in un'ottica di valorizzazione della Toscana diffusa e si pone a sostegno delle esigenze dei comuni del nostro territorio regionale per arrivare al completamento di tutta una serie di interventi che da tanti anni sono attesi. Una variazione di bilancio che si inserisce in un contesto di programmazione strategica della Regione per dare risposte soprattutto a due temi. Il tema delle bonifiche, sia per quanto riguarda l'anticipazione di risorse che la Regione deve mettere per provvedere, altrimenti le bonifiche vanno troppo a rilento se solo con risorse di chi è stato responsabile di quegli atti a partire dal CheU. E conseguentemente la Regione mette 10 milioni circa per poter procedere a bonificare, salvo poi rivalersi su chi ne è responsabile, e poi sull'area di Massa, perché a Carrara, a Massa, vi sono le necessità di bonifiche che possono consentire nuovi interventi industriali. Accanto alle bonifiche che coprono la gran parte delle risorse di questa variazione, vi è la cultura, 10 milioni, che costituisce il modo per dare alla cultura diffusa, quella
che poi viene sostenuta dai nostri comuni le necessarie risorse, e soprattutto questo in una fase in cui durante l'estate noi dobbiamo unire l'attrazione turistica della Toscana alle iniziative culturali che ne possano valere come fattore di richiamo, proprio perché la nostra è la regione forse più ricercata tra le regioni italiane dai turisti che vengono dall'estero. E una serie di interventi puntuali, interventi che o si risolvono con una legge o con una previsione specifica da parte della regione, penso al teatro a Pistoia, come penso a interventi sulle scuole, a Piazza del Cerchio, a interventi sempre di predisposizione di tutto ciò che è stato provocato dal maltempo, la scuola, la palestra in questo caso a Monsulmano, che o si risolvono con un intervento ad hoc nella variazione di bilancio o non si affrontano. Ma in tutto questo c'è una visione di una Toscana che sta dando in questo momento, l'ha rivelato bene l'IRPET, un senso di prospettiva di sviluppo superiore a quello che avviene in Italia e che attraverso il supporto della regione trova sicuramente una speranza per il futuro. Nella seconda variazione è stato approvato un emendamento all'articolo 2 del testo normativo presentato dal presidente Eugenio Giani, che sposta 1 milione di euro circa dal capitolo beni culturali agli interventi per lo sport. Nella votazione degli interventi collegati, respinti gli emendamenti di Fratelli d'Italia e Gruppo Misto Toscana Domani, entrambi esprimono un giudizio complessivo negativo. Ci sono due criticità enormi, a mio modo di vedere. La prima, il fatto che l'attrazione di nuovi fondi di investimento in Regione Toscana è un qualcosa che non è preso in considerazione da questa Giunta. Nel documento economico e finanziario del 2023 all'attrazione di fondi di investimento in Toscana si dedica a malapena una pagina e mezzo, e questo arriva in controtendenza con i dati che in questi giorni ci dicono, dati da Banca Italia, non da Fratelli d'Italia, ci mancherebbe altro, ci dicono che la regione Toscana è la regione che, a fronte di un'Italia che torna a crescere, che torna competitiva, che è il paese che più cresce in Europa, la Toscana è la regione italiana che cresce meno. È l'unica regione italiana che non ha ancora colmato i 4 punti di PIL persi con la pandemia. Tutte le altre regioni sono tornate in pari rispetto al 2019, la Toscana è l'unica regione attualmente in regressione. Attrarre nuovi fondi di investimento in Toscana è un qualcosa di fondamentale. Documento economico e finanziario di questa Giunta, una pagina e mezzo dedicata. Turismo e commercio, non c'è una parola, una spesa per il turismo congressuale. Nei giorni in cui uno degli enti principali, degli enti fieristici principali della Toscana, Firenze Fiera, partecipato alla Regione Toscana, finisce su tutte le prime pagine dei giornali con un buco di bilancio da 26 milioni, con qualcuno che dice che è un ente ormai tecnicamente morto, tecnicamente fallito, con i soci che si rifiutano di mettere nuovo capitale in azienda. La Regione Toscana non spende una parola sul turismo congressuale. È una variazione di bilancio che non sposta lo schema a cui siamo abituati ormai da 2 anni e mezzo, uno schema che vede interventi totalmente disomogenei, uno schema che interviene a sostenere per la gran parte anche investimenti sugli enti locali, cosa che non contestiamo tanto nel merito, perché sappiamo bene le difficoltà dei comuni, soprattutto di questi tempi, e naturalmente questo pone anche un interrogativo su come strategicamente si vogliono sostenere i comuni in modo globale e completo, perché ciò che emerge invece da questo tipo di impostazione su questi atti è che sostanzialmente ci sia una sostanziale disorganicità anche nel sostegno alle amministrazioni comunali. Ne abbiamo avuto un esempio oggi su 2 interventi in particolare. Non mi spiego ancora come mai non si sia stati in grado di trovare delle risorse per un asilo nido che nel piccolissimo comune di Londa, pur parlando di aree interne di Toscana diffusa, che è un asilo nido al quale mancano circa 200.000 euro per essere messo a norma sull'antisismica. Così come non mi spiego come su un'opera importante come quello che è il secondo ponte sul Resco nella zona del comune di Reggello non si sia in grado, non si sia voluto in qualche modo mettere a disposizione delle risorse ulteriori per sbloccare quel progetto. Sono tutti interventi che riguardano le comunità, che riguardano i comuni, sui quali i cittadini pongono l'attenzione. Questa è la posizione di Lega, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Deve iniziare la parte delle partecipate, c'è un DEF che non tocca il tema di Toscana Strade, un tema molto dibattuto negli ultimi mesi, che invece si trova all'interno di un piano regionale di sviluppo che andremo poi a discutere nella prossima seduta di Consiglio regionale. Non è ancora chiara la finalità
e la fine che farà Fidi Toscana, perché la Regione Toscana intende acquisire il 100% delle quote di Sici, però ci risulta che ci sia un'altra regione copartecipe delle quote, che è la Regione Umbria, che non sia in questo momento intenzionata a vendere. Non ci sono chiarezze per quanto riguarda appunto tutto quello che è il pacchetto delle partecipate, della progettazione e del futuro di una serie di attività che avranno appunto ripercussioni importanti su tutta la cittadinanza toscana. Però voglio anche evidenziare, da ex presidente della commissione d'inchiesta sulla criminalità organizzata e appunto il CEU, che finalmente è arrivato una variazione di bilancio da 15 milioni che andrà appunto perlomeno a tutelare la salute ambientale e la salute dell'ambiente di alcuni territori, che sono quelli della 429 e dei due siti di proprietà della ditta Le Rose. Quindi almeno su quello sembrerebbe iniziare un percorso di piano di caratterizzazione di opere di bonifica che noi chiedevamo da circa un anno e mezzo. Ci siamo arrivati sicuramente con un ritardo, però comunque ci siamo arrivati con questa variazione di bilancio e è comunque una soddisfazione dopo averlo chiesto e richiesto da ormai tantissimo tempo. Purtroppo così non è per tutte quelle aree coinvolte nell'inchiesta CEU, invece, che riguardano i comuni su cui ancora si susseguono ricorsi al TAR. Non possiamo pensare che comuni anche molto piccoli che sono stati coinvolti in questa inchiesta abbiano delle risorse così importanti per poter bonificare quelle aree. Quindi speriamo che anche in un secondo passaggio la Regione possa intervenire su questo. E una seconda battaglia che abbiamo portato avanti anche a livello parlamentare è quella delle bonifiche del SIN-SIR di Massa, su cui anche qualcuno ha scritto che la Lega non era favorevole. Ecco, ci tengo a chiarire che non è assolutamente così. Siamo fieri di aver votato questo articolato per quanto riguarda il SIN-SIR di Massa, perché lo abbiamo chiesto a tutti i livelli, e quindi anche lì partiranno opere di bonifica di cui non possiamo che essere contenti. Credo che il compito di un politico sia quello anche di essere intelligenti e di riconoscere quando all'interno di atti di bilancio, su cui molte parti non si condividono, ci sono anche delle iniziative a favore dei cittadini toscani e che esse vengono condivise anche dal gruppo della Lega. Ma Italia Viva sostiene questa manovra di bilancio perché rientra nelle linee guida che ci siamo dati rispetto al bilancio 2023. Non ci sono aumenti di tasse, ci sono maggiori risorse invece soprattutto per gli impianti sportivi, per lo sviluppo, per il sociale e per la sanità, e soprattutto molti sostegni a favore di vari comuni della Toscana rispetto a degli interventi che da più volte avevamo sollecitato. Quindi una variazione di bilancio positiva che trova il nostro voto favorevole e un equilibrio finanziario che si consolida in un anno che non era scontato. Le difficoltà a inizio anno erano notevoli, tutti si ricorderanno la difficoltà nel costruire il bilancio di previsione. Il tempo ci sta dando ragione rispetto al fatto che non serviva un incremento delle tasse, ma che si potevano gestire in equilibrio i conti della finanza regionale. Su questo abbiamo approvato e sostenuto anche il DEF, e questo è un atto importante che precederà nelle prossime settimane anche la discussione in merito al piano regionale di sviluppo. Una variazione di bilancio di 40 milioni di euro, considerando che il bilancio complessivo della Regione è sui 13 miliardi, naturalmente non poteva essere qualcosa di rilevante. In questo caso, come in altri, si tratta di una semplice spartizione di risorse, in alcuni casi anche non particolarmente eclatanti, per i vari comuni e soprattutto in iniziative che tra di loro non sono collegate e danno chiaramente l'idea di come la Regione Toscana, più volte l'abbiamo denunciato, non abbia una visione per il futuro che non vada al di là delle tornate elettorali, anche dei comuni su cui va a dare contributi, non abbia appunto visione, non abbia una programmazione, non abbia monitoraggio di quello che è l'impiego delle risorse. Il problema più grande che stanno affrontando le famiglie adesso è il caro mutui, il caro affitti, tutte le questioni che riguardano l'energia, l'aumento dei prezzi e l'inflazione. La Regione Toscana, sia per le famiglie che per le imprese, non sta prevedendo niente, soltanto una riorganizzazione delle partecipate, perché riordino non se ne può parlare, che prevederà dei pedaggi in futuro sulla FIPLI, che prevederà che Fidi Toscana venga smantellata e adesso nessuno possa dare il sostegno alle imprese e al microcredito che dava precedentemente, e altre iniziative che però non sono neanche salvifiche per quegli enti. Penso alle
Terme di Montecatini, che invece le attendono da tempo. Quindi fondamentalmente è una tempesta in un bicchiere d'acqua, con veramente degli interventi piccoli legati a quella situazione locale o all'altra, legati, diciamo, interventi ad personam o ad comunem fondamentalmente.